E allora sono le 10.46 minuti e 48 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, seconda parte di questa ultima giornata del Salone Internazionale del Libro, almeno per quanto riguarda la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di libri per ragazzi, abbiamo parlato di strada, di racconto, abbiamo parlato di haiku, ma in questa seconda parte parliamo di un progetto che in realtà qualche tempo fa all'interno della trasmissione quotidiana abbiamo già affrontato, per cui io sono particolarmente contento e felice di ridare il benvenuto a Paola Cireda qui accanto a me, non da sola. Ciao Paola, intanto buongiorno. Buongiorno Francesco e a tutte e tutti. E anche benvenuta ad Anna Zanino, grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un progetto che da diversi anni in realtà è un progetto, uno dei progetti del Salone Internazionale del Libro, e cioè Adotta uno Scrittore. Qualche tempo fa con Paola Cireda, splendida scrittrice di cui abbiamo parlato anche, i cui libri attraversano molto spesso, come dire, i contenuti quotidiani di Almeno Due Pagine al Giorno, posso fare il ruffiano e segnalare almeno due titoli, sono riuscito a portarne due: La figlia del ferro, Paola Cireda, di questo abbiamo parlato, diciamo, non troppo tempo fa, e Paola Cireda, Quella metà di noi, Giulio Perrone Editore. Ma qui stiamo però parlando di un altro progetto che incrocia in realtà il sociale in maniera fortissima. Adotta uno Scrittore è un progetto per il quale, insomma, si entra nel caso vostro specifico, diciamo, di un carcere, e si prova a raccontare delle storie, dei libri. Si fa anche, non voglio semplificare troppo, ma si fa anche laboratorio di scrittura, si può dire. Sì. E, intanto Anna Zanino è responsabile didattica del CPA Casa Circondariale di Ivrea, e Paola Cireda è tra gli autori e le autrici che quest'anno hanno aderito a questo progetto. Io partirei con Anna Zanino, insomma, per inquadrare, come dire, la tipologia del lavoro e del progetto di quest'anno all'interno del Salone del Libro. Sì, quest'anno per noi è stata la seconda volta, perché dopo la pausa con il Covid non abbiamo potuto partecipare al progetto in quanto non avevamo la connessione online, e ci è stato comunicato il nome di Paola e l'abbiamo accolta. I ragazzi hanno partecipato alla presentazione di questo progetto in vari gruppi classe. E quindi e poi Paola ha partecipato anche alla redazione Alba, che è la rivista interna che è curata dalla VP, l'Associazione Volontari Penitenziari. È una rivista interna che viene pubblicata ogni 4 mesi. Allora Paola, possiamo, diciamo, oggi è giornata di bilancio, perché tra poco diremo anche dove all'interno del Salone del Libro si chiuderà, si farà una sorta di bilancio finale di questo progetto, ma intanto ovviamente ti devo chiedere com'è stata l'esperienza, perché l'avevamo lanciata, diciamo, più o meno un mese e mezzo fa, però adesso, insomma, sei entrato dentro questo luogo complicato, e non voglio semplificare e basta, ma è complicato, e questa definizione ha tanto dentro, no? Ma di che tipo è stata la tua esperienza all'interno del carcere? Allora, quando ci siamo sentiti c'erano soltanto delle ipotesi di lavoro con i ragazzi, anche perché poi tutto cambia nell'immediato a seconda delle persone che hai davanti, del gruppo classe, della relazione poi con gli insegnanti. Quando li ho salutati la settimana scorsa, ho detto loro che mi sono sentita molto spesso come un cellulare che è stato messo in ricarica, cioè stare con loro mi ha ridato la sensazione precisa del perché ho scelto il mestiere delle storie. Ho scelto il mestiere delle storie perché ovunque arrivino portano un seme di bellezza, ed è successo così anche all'interno di Adotta uno Scrittore. Il lavoro è stato diviso in 3 parti con la rivista anche, ma soprattutto in 2. La mattina si lavorava con i collaboratori di giustizia all'interno di un'area
particolare che si chiama la ristrutturata, e il pomeriggio invece nelle classi con detenuti con reati vari, reati comuni. Sono stati due percorsi diversi. La mattina abbiamo lavorato con Le tre noti dell'abbondanza, che è questo romanzo che ho scritto un po' di anni fa, che parla proprio delle donne e l'andrangheta, il ruolo delle donne nelle società malavitose. E loro comunque sono stati molto toccati da questo tema, specialmente perché in questa famiglia ci sono tre sorelle che vivono e nascono nello stesso contesto, ma hanno fatto tre scelte diverse, per cui abbiamo potuto, a partire da questo romanzo, parlare anche un po' della responsabilità di ognuno di noi nella vita, nel passato, ma anche soprattutto nel presente e nel futuro. Il pomeriggio invece siamo partiti dalle storie pericolanti scritte dai ragazzi di Assai Asai, che è la compagnia di teatro comunitario con la quale lavoro a Torino. A partire dalle storie pericolanti degli altri, i ragazzi hanno cominciato a raccontare le proprie storie pericolanti. Quando si entra all'interno di un carcere, si porta la letteratura, si portano le storie. L'importante è che mettano in moto le storie delle persone che lì dentro abitano, perché all'apparenza è tutto molto fermo, tutto molto statico, invece gli esseri umani hanno bisogno di movimento, di muoversi, e le storie sono un modo attraverso il quale muoviamo l'animo, ma anche i sogni, le rimettiamo un po' in moto, smuoviamo i ricordi per dare comunque una costanza, una solidità, anche una per ricostruire anche una possibilità di sogno. Però te lo devo chiedere, Paola, in un luogo, diciamo, di privazione della libertà come il carcere, smuovere le storie, smuovere i passati, i vissuti, può essere anche pericoloso, complicato, emotivamente diciamo impegnativa come azione? Emotivamente molto impegnativa, però è anche una delle funzioni che hanno le storie. Le storie hanno la funzione di mettere ordine, certo, di dare la possibilità di liberare un po' di spazio dal nostro sistema cognitivo ed emotivo per poter dare spazio a narrazioni nuove. E lì dentro veramente c'è bisogno di narrazioni nuove. Oltretutto occorre farlo con molta delicatezza, rispettando i tempi delle persone, dando loro la sicurezza che quello che viene raccontato è ben custodito, non viene esposto senza il loro consenso, e può uscire in maniera gentile. Ecco, si riscopre una forma di comunicazione gentile. Abbiamo lavorato anche sulla gentilezza, e poi anche sulla parola libertà. Dice Foster Wallace che c'è una libertà legata alla cultura, e questa libertà legata alla cultura sta nel fatto che puoi a un certo punto decidere che cosa conta e che cosa no, e che questa cultura, libertà legata alla cultura, ricomincia da oggi, ricomincia da quando ci sediamo attorno a un tavolo e parliamo di noi, ricomincia, certo, dal laboratorio di teatro, da quando insieme ad Anna fanno lezione, e così come la scuola è un'opportunità di libertà, di cultura. E questo è bellissimo, mi permette, Anna Zanino, di agganciarmi al vostro lavoro quotidiano, immagino, perché, certo, libertà e cultura, come dire, dentro un luogo come il carcere, come dire, sono un binomio che andrebbe, diciamo, articolato sempre di più e quotidianamente. Per cui ti chiedo di che tipo è anche il vostro lavoro quotidiano, diciamo, all'interno di un luogo, diciamo, che sentiamo anche la politica, come dire, provare sempre a mettere la polvere sotto il tappeto rispetto al mondo del carcere. Non parliamo del mondo anche dei suicidi nel carcere, che è una tragedia immane, ma il vostro lavoro quotidiano, diciamo, all'interno del carcere, di che tipo è? Qual è la risposta delle persone con cui lavorate ogni giorno? Il nostro lavoro è fondamentale, perché permette ai ragazzi, agli studenti, di trovare un mondo altro, nel quale trovano cultura, trovano storie, e si possono rimettere in gioco sia imparando nuove sulle materie che noi presentiamo, ma anche proprio vivendo un tempo diverso, cioè è un tempo altro. Per cui i nostri insegnanti nelle loro lezioni disegnano delle lezioni che siano accattivanti, interessanti, in modo che loro possano sospendere la loro realtà quotidiana e trovare un qualcosa che dia però a loro anche cultura. Spesso ci chiediamo il nostro lavoro fino a che punto viene veramente seguito, porta i suoi frutti, ma in realtà noi piantiamo dei semi che poi cresceranno, e quindi in questo mondo altro
ci troviamo a parlare di storia, di letteratura. Io insegno inglese, quindi loro si distraggono, vediamo filmati, andiamo altrove. E questo è fondamentale per loro. E questa non è una fuga, andiamo altrove, è bellissimo, perché non è, voglio dire, le storie ci permettono anche di superare le sbarre. Lo so che questo suona retorico, ma è quello che succede realmente grazie alle storie, e non è semplicemente una fuga, significa, se vogliamo, rifugiarsi dentro un mondo che ha un altro, diciamo, rapporto con la libertà, quello delle storie, no? Mm-hmm. Assolutamente. Tra l'altro è un po' recuperare anche la poesia del quotidiano. Certo. Sempre Foster Wallace citava quel famoso aneddoto: ci sono due pesci che nuotano nel mare, arriva un terzo pesce e dice ciao ragazzi, com'è l'acqua? E gli altri rispondono ma che cos'è l'acqua? Siamo talmente immersi nelle storie che a volte non le riconosciamo, per cui con i ragazzi abbiamo cercato anche di fare un lavoro sulla poesia del quotidiano. Pur in un ambiente così chiuso, pur con tutto quello che ci portiamo addosso, dov'è la piccola poesia che ogni giorno è capace di farci resistere? E loro hanno tirato fuori tante cose. Se vuoi posso... Hai citato la poesia, abbiamo ancora, diciamo, 2 minuti e mezzo. E... Diamo la voce ai ragazzi. Diamo allora la voce ai ragazzi, sentiamo, diciamo, qualche poesia se vogliamo. Dov'è la poesia nel loro quotidiano? Per me la poesia è l'odore del caffè, una voce cara al telefono, un'amicizia corrisposta, l'amore familiare. È poesia tutto ciò che ancora mi fa emozionare, sentire quel brivido seguito da uno stupido sorriso. Poesia è riscoprire se stesso, specialmente se ti eri perso nell'abisso del male. È la rinascita quotidiana che sperimento in ogni attimo per essermi ritrovato, vivere nel bene ed emozionarmi per l'immensità di un amore che riesce ad illuminare tutto. La poesia è una forma d'arte che rispecchia la realtà, è tutto ciò che riesce a estasiare la mia anima. Poesia è ascoltare il pianto di un bambino appena nato, è guardare la mamma che lo allatta, sono gli occhi negli occhi di due esseri umani che iniziano a parlarsi. Poesia sono io, è un marito emozionato che si avvicina al lettino con delle rose in mano. Grazie amore, dai prendilo in braccio, questo bambino è tuo figlio. Poesia è il sole che spunta pian piano da una nuvola nera, è una rosa rossa in mezzo a un cespuglio spinoso. La primavera con i suoi 1000 colori, il chiasso di mia figlia, prendere tra le mani il viso della mia amata. Io, diciamo, che di solito ho sempre tante cose da dire, adesso ho poco da dire perché evidentemente questo è un grande risultato, insomma, sono venuti fuori davvero meravigliosamente, no? I partecipanti a questo laboratorio legato ad Adotto uno scrittore che si presenta e, come dire, nel suo bilancio finale, quando? Tra quanto tempo? Tra un'ora, se non sbaglio, in Sala Rossa, al Padiglione 1, al Salone Internazionale del Libro. Alle 12.45, esatto. Alle 12.45, e allora, siccome il tempo è volato, io, diciamo, me ne scuso, ma nel senso che avevamo talmente tante cose da dire, ma i tempi che abbiamo sono sempre molto ristretti. Vi ringrazio moltissimo, Anna Zanino. Grazie. Responsabile didattica della casa circondariale di Ivrea, Paola Cereda. Do una notizia, insomma, questo lo posso dire in chiusura: da novembre, insomma, diventa anche docente alla scuola Holden. Leggete i libri di Paola Cereda, la scrittura è potentissima, densissima, e ci ritroviamo sempre, come dire, ad emozionarci, a fare i conti con le storie potentissime di Paola Cereda. Quando la leggiamo, noi siamo in coda a questa puntata di almeno 2 pagine al giorno. Torneremo domani dagli studi di Lucerna San Giovanni, ma intanto noi continuiamo a raccontare il Salone Internazionale del Libro, tra poco il GR e poi Café Bleu di Claudio Petronella. Grazie per averci seguito fin qui davvero, e buon proseguimento, buona giornata. Sempre viva le storie, ciao, grazie.